ritira il premio per Maria Dragoni, la dottoressa Maria Capodanno. Dottoressa, se vuole dire qualcosa, il microfono è lì. Facciamo una cosa, spostiamo quest'asta più al centro, altrimenti gli ospiti ogni volta devono prendere e ritornare avanti e indietro. Grazie. Eccola, l'organizzatrice è tutto fare. Prego. Mi è dispiaciuto non trovare oggi Maria, perché appunto per motivi di salute non è potuta venire, ma sono molto felice di prendere per lei il premio, perché Maria, procidana autentica, la mamma è una capodanno come la sottoscritta, e io l'ho vista crescere sia come persona e sia anche come artista. E ricordo sempre quella sera dell'83, quando attraverso la televisione noi seguivamo, diciamo, il concorso a cui lei partecipò e che vinse. Quella di Maria Callas. Successivamente ho avuto la possibilità di, in un altro evento, di incontrarmi con la Simeonato, la quale, senza sapere niente, diciamo, della mia conoscenza con Maria, parlando mi disse che lei aveva pianto, era la presidente di quel concorso, quando aveva sentito il canto del pirata da Maria Dragoni. Perché aveva pianto? Perché le sembrava di avere avanti la Callas. E quindi quando sentì questo suo, diciamo, giudizio sulla Dragoni, timidamente dissi che io la conoscevo da piccola. E quindi ci fu un grande abbraccio fra di noi, diciamo tramite Maria. Quindi io sono molto felice di ricevere questo premio per lei. Di consegnarglielo. Ce la saluta e grazie. Complimenti ancora. Grazie. Abbiamo un'altra donna da premiare. Dottoressa specializzata in microbiologia e virologia. È stata ricercatrice universitaria presso la Sapienza di Roma. Ha diretto il laboratorio di virologia dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani e il Dipartimento di Epidemiologia, Ricerca e Diagnostica Avanzate dello Spallanzani. Ora è docente, mannaggia sto vento, di biologia molecolare. Facciamo così. Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università San Camillus International e membro del Consiglio Superiore di Sanità, ha una più che quarantennale esperienza nello studio dei virus e il gruppo diretto dalla dottoressa Capobianchi, tra i primi al mondo, ha isolato il virus SARS-CoV-2 dai primi due pazienti arrivati in Italia all'inizio della pandemia. Per i meriti acquisiti nella lotta contro il coronavirus, il presidente Sergio Mattarella le ha conferito l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Autrice 590 articoli indicizzati, inserita nella lista di Top Italian Scientists. Ha diretto e preso parte a progetti di ricerca nazionale ed internazionale. Dottoressa, quanta roba davvero. No, lo dico perché sono veramente orgogliosa di aver fatto delle cose per le quali, tra l'altro, alla fine della mia carriera sono arrivati tanti riconoscimenti, perché io sono in pensione dal 2021, un poco più di un anno dopo aver fatto quel periodo orribile ma nello stesso tempo entusiasmante dell'inizio della pandemia. Scusate, prima che vado più avanti devo ringraziare Rosaria che mi ha chiamato a questo premio e mi ha fatto tantissimo piacere. L'altra cosa che voglio dire importante è che io ogni volta che c'è qualcosa da fare a Procida, io vivo da quasi 50 anni a Roma, sono stata gli anni della mia formazione liceale e universitaria a Napoli, poi sono andata a Roma per il lavoro e per un certo periodo c'è stato una specie di allontanamento
per forza di cose, no? Dalle mie origini. Ma questa cosa che è capitata negli ultimi anni mi ha rinsaldato fortemente. Io ho sentito il tifo di Procida, sono stata orgogliosa di andare in giro dicendo che sono procidana, perché in fondo l'essere procidana, isolana, dello Spoglio, mi ha dato alcune caratteristiche senza le quali non sarei riuscita a farmi spazio in un mondo che, diciamo la verità, è... Quali sono queste caratteristiche? È la tenacia. La tenacia è tipica degli isolani, dice. Assolutamente, il credere in quello che si fa, prendere le cose sul serio, non scoraggiarsi e rapportarsi agli altri cercando di portarli sul nostro terreno. Questo sono caratteristiche un po' della donna in generale, ma a Procida sono particolarmente potenziate e soprattutto l'essere poi proiettata nella grande città. Io sono a 14 anni, sono andata a Napoli per fare il liceo. Ecco, questo è stato un altro momento che mi ha molto plasmato, perché mi sono trovata, io sono bassina, piccoletta, arrivata in ritardo perché col traghetto arrivata al primo giorno di lezione in ritardo. Sono finita all'ultimo banco di un'aula grande con tante ragazze. E come si suol dire, gli ultimi saranno i primi. Allora, no, devo dire, questa mi sono cimentata, non mi sono scoraggiata, e questo vorrei dare come messaggio, che è importante vedere avanti. Scegliere, è stato detto prima, la scelta è un momento importante, e poi crederci, giocarsi la faccia con la propria esperienza e metterci tutto se stessi, tutta l'anima, tutta la passione possibile. Direi che è un messaggio che mi sento di voler dare con forza anche ai giovani. Io ho ripreso l'insegnamento dopo tanti anni che l'avevo smesso, e mi dà una grandissima soddisfazione. Una soddisfazione, un piacere, perché a parte pensare che in questi anni le cose sono cambiate, ci sono stati tanti avanzamenti, quindi io studio continuamente, studio tutti i giorni, almeno un'ora al giorno, per aggiornarmi e per essere in grado di dare cose nuove agli studenti e di mettere cose nuove in quello che faccio, perché l'insegnamento non è l'unica cosa, però lo faccio perché secondo me noi grandi adulti, nel senso di adulti, più che adulti, non più giovani, diversamente giovani, giusto, abbiamo una grande responsabilità di dare l'esempio e di far piacere ai ragazzi le cose in cui crediamo, perché se non glielo facciamo piacere difficilmente ci verranno dietro. Quindi è un grande compito, una grande responsabilità. La didattica è importantissima. Senta, sta lavorando a qualche ricerca in questo periodo, a parte l'insegnamento? Io non ho mai smesso di occuparmi dei virus emergenti. Ho iniziato a occuparmene all'inizio del 2000, quando sono andata allo Spallanzani, e abbiamo iniziato un cammino. Il cammino non è finito. Io adesso collaboro con un altro istituto di ricerca, piccolino, col quale spero di rifare un altro po' di cammino, perché mi sento ancora in grado di lavorare, di dare, perché tra l'altro sono piena di entusiasmo, perché il lavoro che faccio mi piace e spero che si senta, immagino. Sicuramente i risultati ci sono stati. Allora, richiamiamo qui con noi il sindaco, dottor Ambrosino. Ciao Maria. Col sindaco abbiamo condiviso i primi momenti di soddisfazione, già Procida. Grazie Valeria. Grazie. L'organizzatrice ha allontanato troppo l'asta. Allora, ora abbiamo un uomo, dopo tante donne, c'è stato prima Giuseppe Spagnuolo, ora abbiamo, è la volta di un uomo entusiasta, animatore culturale da 21 anni e l'artefice di una realtà editoriale giovane e dinamica che ha lanciato grandi scrittori come Maurizio De Giovanni, con il suo primo romanzo Le lacrime del pagliaccio. Oggi è il gioco delle carte. Allora, ha pubblicato autori di spicco come Michele Prisco, Carla Fracci, Alda Merini, Andrea Esposito.
e permette a vari esordienti di farsi conoscere nel panorama nazionale e non solo. Costruisce progetti editoriali e culturali negli USA, all'Istituto Italiano di Cultura e all'Istituto Dante Alighieri di New York. Accogliamo con un grande applauso il dottor Pietro Graus. E vabbè, ma sono meritate. Veramente sono onorato di stare qua e grazie a Rosaria, veramente grazie di cuore. E che dire, è sempre un'emozione stare con voi qua a Procida, poi come diciamo mi sento anche io isolano perché avendo casa di Ischia, quindi questa spola tra Procida e Ischia sono due isole meravigliose, quindi di me hai detto tutto tu, grazie di cuore. Volevo chiederti una cosa, come fai a riconoscere il talento in uno scrittore emergente o ecco, anche in uno scrittore non più giovane ma comunque che si appresta alla scrittura? Ma è un lavoro di squadra che facciamo giù, anzi ringrazio i miei collaboratori e questo premio lo dedico a loro, perché se no se loro non esistessero veramente con il cuore fanno questo lavoro e quindi da là poi in base alle riunioni che facciamo ogni mercoledì in casa editrice esce sempre qualcosa come dire di testo che arriva e puntiamo sui giovani cioè principalmente. Ok, grazie. Grazie a voi. Allora premia. Mi ha tolto il foglio. Chiamiamo di nuovo il sindaco Raimondo Ambrosino. Grazie sindaco, è un piacere essere premiato da lei, grazie a lei. Grazie a Pietro Graus. Andiamo avanti con gli uomini. Lui è un'eccellenza della sanità campana generale e successivamente in chirurgia vascolare, dirigente medico di primo livello presso l'ospedale Rizzoli di Ischia dal 1992. Ha preso parte al primo trapianto di reni nel sud Italia, presso l'ospedale Federico II di Napoli. Negli ultimi anni ha rivolto la sua attenzione ai trapianti di reni subottimali, eseguendo più di 500 trapianti di rene. Ha messo a punto una tecnica vitroperitoneale della Federico II ed è basato alla cronaca ancora per un importantissimo intervento di rimozione di un tumore di addirittura 13 kg. Accogliamo il dottor Enzo D'Alessandro. Il microfono. Eccolo qua. Prego, dottore. Allora, ma come è stato possibile questo intervento davvero impegnativo, direi? Si rivolga alla... Sì. No, ma prima... Stavo girato in questo modo perché prima di ogni cosa voglio salutare Rosario come hanno fatto tutti. Però insieme a Rosario... Avvicini il microfono. Visto che c'è anche il sindaco qua, voglio ringraziare quest'isola. Io sono napoletano, però quando uno viene a Procida, ho lavorato a Ischia, però voglio dire... Procida è un'isola che veramente merita. Grazie. Merita, ma fondamentalmente ci fa stare con una tranquillità, una serenità in questo giardino. È vero, un'oasi di pace. Poi qua ci sono illustri colleghi che sanno che cosa significa stare 5, 6, 7, 8 ore in sala operatorio. Poi invece vedere questa natura così incontaminata è una cosa bellissima. Io farei un applauso a Procida. Grazie dottore. Poi detto questo veniamo diciamo dalla sì scienza. Volevo appunto capire ma oggi la robotica cosa... e la chirurgia all'avanguardia laparoscopica eccetera non hanno avuto un ruolo in questo intervento immagino. No, allora innanzitutto diciamo questo, cioè questo intervento noi l'abbiamo fatto l'anno scorso più o meno. Vicino al microfono. L'abbiamo fatto nel mese di giugno-luglio dell'anno scorso, considerate che uscivamo dal Covid, 2-3 anni di Covid sono stati veramente micidiali. Solo per il Covid, ma fondamentalmente anche per le altre patologie, tant'è che sentite in televisione, sui giornali, leggete che le liste di attesa per visite o per interventi si sono allungate di 2, 3 anni, 4 anni.
non per un fatto di la persona che abbiamo operato, che ho operato per questa patologia, tra l'altro non era una persona di un livello sociale molto basso, perché purtroppo lo dobbiamo dire molte volte, la sanità, anche se noi stiamo in un paese, che, dove la sanità è pubblica, ma veramente tanto pubblico di questa sanità non è che ce ne sta, a dire la verità. E quando più andiamo avanti, questa è una grave carenza. Quando più andiamo avanti, peggio è, si sentono, diciamo così, di liste d'attesa lunghissime. E questa persona che io ho operato era di un ceto sociale abbastanza, anche medio, un insegnante, che però si è tenuta questa patologia. La quale patologia? Una cosa, la signora era una signora di 55-56 anni, sembrava incinta più che di 9 mesi di un parto magari generale, e purtroppo si portava questa cosa avanti. Un poco ci ha detto, perché negli ultimi 2 anni visse, anche perché poi è cresciuta abbastanza, e per cui è arrivata a questa situazione. La cosa che mi ha detto invece è interessantissima, sì, il fatto della chirurgia. La chirurgia, naturalmente, io ormai ho mosso i primi passi 40 anni fa, quando nell'ospedale c'erano le suore, quando la mattina si vedeva la spazzetta con gli aghi e con le siringhe che si bollivano, e poi dopo si faceva la terapia ai pazienti. È cambiato tutto in 40 anni, e come è cambiato pure il modo di approcciare il paziente, fondamentalmente con la chirurgia laparoscopica. No, tra le tante cose che ha detto, non abbiamo detto io. Cioè, ho fatto parte della ammirabile scuola del mio maestro, il professore Mario Luigi Sant'Angelo, che ha portato a Napoli la chirurgia laparoscopica nel lontano 1991, e abbiamo fatto il primo intervento di chirurgia oncologica laparoscopica al Policlinico nel 1992. Detto questo, la chirurgia è andata avanti, c'è la robotica con la quale normalmente vengono fatti interventi, per cui noi facciamo trapianti, il rene ormai viene prelevato con la chirurgia robotica per poi metterlo nella pancia di un'altra persona che lo deve ricevere. La laparoscopica è una chirurgia, però ci sono delle patologie che arrivano a un punto tale per cui normalmente non è più possibile adottare. Non è più possibile, ed è importante per cui che i chirurghi che vengono formati oggi vengono formati anche fondamentalmente per la chirurgia tradizionale, perché comunque, certo, senza la chirurgia tradizionale non si va da nessuna parte. Delle eccellenze, diciamo così, tutte quelle che sono le metodiche che vengono, diciamo così, che si susseguono sulla scena chirurgica, sono importantissime, ma certamente è importante la preparazione del chirurgo generale, perché servirà sempre il chirurgo generale, cioè quello che apre la pancia, è quello che normalmente usa quello strumento che è il bisturi. Certo. Ok, ottima spiegazione. C'è la signora Narita Ruggeri che voleva intervenire, ha chiesto di intervenire. Sì, ci siamo viste prima, sono la mamma di Nicolò. Io volevo ringraziare il dottore perché, parlando di sanità, ha citato quello che è il pubblico e il privato che noi cittadini viviamo quotidianamente. Io ringrazio tutti i sottoscrittori di una legge popolare d'iniziativa, appunto, che in 3 mesi abbiamo raccolto più di 12.000 firme cartacee proprio per portare all'attenzione della Regione Campania una proposta di legge, in quanto per i diversamente abili, per le patologie gravissimi, invalidanti, erroneamente, magari distrattamente, avevano dimenticato un codice, perché noi purtroppo siamo dei codici, invece noi siamo persone. Infatti la mia associazione, che dal progetto sociale io sono Nicolò, non perché voglio portare all'attenzione mio figlio, ma perché poteva chiamarsi Andrea, Giovanni, Anna, perché dietro ogni bambino, ogni disabile, un diversamente felice, io lo chiamo, ci sono le persone. E quindi arrivare noi popolo a raccogliere 12.000 firme per dire istituzioni ascoltateci, veramente ringrazio di cuore ogni firma. Il dottore usato il bisturi, noi abbiamo usato una penna, e quindi ringraziamo il presidente Alaia della quinta commissione e tutti i consiglieri che ancora oggi stanno valutando, e speriamo che votino questa legge. Grazie, speriamo, dottore, grazie a tutti ancora, grazie. Voglio solo aggiungere, giustamente, come ha detto la signora, molte volte una penna può incidere più di un bisturi. Grazie, ancora Rosaria. Parliamo qui con noi la dottoressa Maria Capodanno, che premia il dottor Enzo D'Alessandro.
centro, per piacere. Sì. Io sono felice di dare questo premio a Enzo. Nella sua prolusione prima ha fatto riferimento al maestro, il professore Mario Luigi Sant'Angelo, che poi è stato anche cittadino onorario di Procida. E facendo anche un'altra osservazione, che io sentivo dallo stesso professor Sant'Angelo, sì, la laparoscopia è una cosa importante, ma è importante, diciamo, aprire la pancia. Saper operare alla vecchia maniera. Sempre alla vecchia maniera, che tante volte appunto avevamo occasione di parlare. Quindi premiare Enzo è un po' premiare la scuola di Sant'Angelo. E quindi è con questo spirito che, diciamo, do questo premio a Enzo. Grazie, grazie. Foto di rito. E ora è la volta di ricordare. È la volta di ricordare un grande attore, regista, sceneggiatore italiano, considerato uno dei maggiori interpreti del cinema italiano. Cominciò la sua carriera a teatro assieme agli amici Lello Arena ed Enzo De Caro. Esordì nel cinema con Ricomincio da tre, che decretò il suo successo come attore e regista. Pensate, in una sala cinematografica a Roma, il suo film rimase per ben 600 giorni. Ha interpretato 12 film, di cui 5 diretti da lui stesso. Ha ricevuto diversi riconoscimenti per la regia e la sua interpretazione con No grazie, Il caffè mi rende nervoso, Due Davide di Donatello, Tre nastri d'argento e Due globi d'oro. Con la sua seconda pellicola, Scusate il ritardo, esprime i dubbi e timori dell'uomo rispetto all'amore e al rapporto difficile tra uomo e donna. Nel 1987 il Napoli vinse il primo scudetto e i tifosi in una strada esposero un grande striscione azzurro con la scritta Scusate il ritardo, parafrasando e rendendo quindi omaggio alla sua pellicola. E anche quest'anno i tifosi hanno affisso manifesti con uno dei titoli dei suoi film, Ricomincio da tre. Con Le vie del Signore sono finite vince il Nastro d'Argento alla migliore sceneggiatura. Ricordiamo anche Non ci resta che piangere con Roberto Benigni. Con Che ora è, insieme a Marcello Mastroianni, si aggiudicò la Coppa Volpi per la sua interpretazione maschile alla Mostra del Cinema di Venezia. Tra i film che scrisse, diresse ed interpretò, Pensavo fosse amore invece era un calesse, in cui parla esclusivamente dell'amore e mette a nudo la sua interiorità. Famosa è anche la canzone scritta per lui da Pino Daniele Quando, e altre collaborazioni tra i due amici portarono alla creazione di bellissime canzoni come Terra mia, Sagli e Sagli o Sai come fa o cor. Chiamiamo qui con noi la nipote di Massimo Troisi, la signora Elena Troisi. Benvenuta Elena, diamo un microfono, grazie. Grazie, buonasera a tutti, grazie. Elena, vogliamo raccontare qualcosa di Massimo, della famiglia di Massimo, cose che solitamente non si chiedono mai? Allora, innanzitutto volevo ringraziare Rosaria perché è squisita, è una persona che ci ha dato la possibilità di tornare un'altra volta a Procida. E, è stato l'ultimo set di zio Massimo con il postino. Con il postino che lui ne sono sicura. Io sento ancora la sua anima qui. E poi camminando in queste strade, penso un po' tutti quanti perché ti giri e vedi tutte le cose. È rimasto nel cuore. Massimo c'è sempre per noi. Gli striscioni adesso per il Napoli. Qua invece vediamo tutte le sue foto. Io sono incantata, non so veramente che dire. Sono molto emozionata in questo momento, poi aspettando un bambino sono ancora più emozionata. Della sua famiglia io che posso dire, sono stata fortunata perché la mia famiglia è fantastica. In questo momento c'è anche mia zia che è la sorella di zio Massimo e zia che Patrizia, vogliamo chiamare e, Patrizia. Sono persone squisite e abbiamo avuto la fortuna io ho avuto la fortuna di avere uno zio come tutti gli altri miei cugini e anche oggi, ancora dopo 30 anni, ci dà la possibilità di stare qui, di ricevere un premio e se doveva esserci doveroso. Sicuramente. Eccola, benvenuta.
Abbiamo un altro microfono anche per la sorella di Massimo. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie Rosaria. Veramente c'è una grande emozione. Molta. Ha ragione. Sì, si respira davvero. Sì, c'è un'emozione perché proprio in questo periodo, proprio a maggio, Massimo ha lasciato questo set bellissimo. È tornato incantato di Procida, ma dei procidani soprattutto. E quindi io poi ci sono ritornata per un po' di anni, anche per acchiapparlo un po' giù alla Corricella, insomma, dove lui era stato. E devo dire che aveva ragione, perché oltre alle bellezze, io mi sento molto, molto vicina ai procidani, perché la nostra semplicità, la generosità è molto simile a noi che viviamo a terra. Certo, il postino infatti fu girato a Cinecittà, a Salina e a Procida, e Massimo diceva di Procida l'isola che è in grado di suscitare le emozioni giuste attraverso i suoi posti e la sua gente. È vero, confermo. Raccontiamo qualcosa di Massimo a livello familiare. Sappiamo che aveva un carattere, era abbastanza molto pacato, introverso, quando tornava a casa a San Giorgio. È un po' nel nostro DNA, siamo un po' tutti così, riservati, ognuno fa il proprio lavoro. Massimo aveva scelto. Sappiamo che si dedicava moltissimo ai suoi nipoti, che lo adoravano. Sì, soprattutto. Perché quando tornava a casa finalmente veniva, si riposava e ritornava tra le sue cose. E noi adulti eravamo tutti indaffarati a preparargli le cose buone, magari che non mangiava solitamente. E lui nel frattempo si coccolava questa marea di nipoti. Però che gli volevano un bene dell'anima tutti. Ma sappiamo anche che i nomi di molti personaggi dei suoi film, lui li ha tratti dai nomi della famiglia. Siamo noi tutti. E che anche numerose scene sono state ispirate da episodi realmente accaduti in famiglia. Sì, ce ne vuole raccontare diciamo qualcuno? Lui era un grande osservatore. E quindi, secondo me, quando arrivava a casa, prendeva tante cose in silenzio e poi magari annotava. Ce n'è uno in particolare che potete raccontare che lui ha usato in una sua pellicola? In Scusate il ritardo, quando lui rifà il letto con la sorella, era qualcosa che ci capitava spesso a me e lui, perché io volevo sapere e lui non si sbottonava mai, volevo sapere delle fidanzate. Ecco appunto, no? Senza fare gossip, ma vi parlava dei suoi amori? A noi non interessava, noi abbiamo parlato di tutt'altro. Quando Massimo è venuto a casa abbiamo avuto il piacere proprio di stargli vicino, ma eravamo un po' riservati, tutti discreti. Discreti, sì, ma ripeto, siamo un po' tutti così. E poi sappiamo che sia il papà di Massimo che suo fratello Vincenzo avevano un grande senso dell'umorismo e una loro teatralità che sicuramente ha influenzato agli inizi la carriera Massimo. Sicuramente, mio nonno, vado ancora molto, a ritroso molto nel tempo. A ritroso, sì. Ma c'è stato anche agli inizi della sua carriera un attore famoso, un regista famoso al quale lui si è ispirato, che è stato così un suo riferimento? Pasolini sicuramente, lui lo ha studiato, ha cercato veramente di prendere tanto da questa figura magnifica di quest'uomo, al di là di quello che ha potuto fare, proprio, ma era proprio la sua sensibilità che gli piaceva. Perché sensibilità chiama sensibilità. Sicuramente, guarda. Sicuramente. E a proposito dell'amicizia che lo legava a Pino Daniele, altro grande, grandissimo nostro conterraneo, cosa sapete di più di quello che già si sa, di tutte le collaborazioni, delle loro vicende? Soprattutto io credo che sia stato un fatto reciproco, il fatto di stare insieme, di collaborare, poi Massimo l'ha detto, io faccio i film per fare musica a Pino Daniele, quindi era una cosa. E poi niente, poi le loro cose private penso che restano tali, perché magari dei grandissimi magari si sono persi anche di vista poi a un certo punto, ma
noi non ci siamo mai entrati. Ricordiamo, come avevi detto anche tu, quella canzone bellissima che ancora oggi quando l'ascolti ti vengono i brividi. Ci sarà una sorpresa stasera per voi. Va bene, grazie, molto gentile. Scusate. Allora, chiamiamo l'assessore Rossella Lauro. Vi posso lasciare Elena? Va bene, anche lei molto timida, discreta, grazie, grazie. Prego, assessore, che premia alla memoria di Massimo Troisi. Grazie perché ci avete regalato oggi alcuni ricordi. Io ero molto piccola, quindi ricordiamo le sue passeggiate e siamo ritornati un po' indietro con la memoria. Grazie, grazie mille. Grazie, grazie a voi. E ora passiamo all'ultimo argomento del nostro premio, con un ospite d'eccezione. Parliamo di prevenzione oncologica, che vuol dire ridurre l'incidenza del cancro, cioè il numero dei casi, tenere sotto controllo i fattori di rischio, conoscerli e aumentare la resistenza individuale a questi. E è la migliore arma per ridurre il rischio di cancro, appunto, è rispettare le regole che ormai insomma ci sentiamo dire da tempo, che sono fondamentali, come non fumare, avere un'alimentazione il più possibile sana, equilibrata, praticare sport e sottoporsi a controlli medici periodici, anche se poi il rischio è sempre individuale, perché è dovuto anche a tanti altri fattori genetici, ambientali, comportamentali, eccetera. Abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi un'eccellenza della medicina, chirurgo e ricercatore che ha dedicato la sua opera allo studio e alla cura dei tumori. Ha partecipato come relatore ad oltre 300 congressi nazionali ed internazionali, autore di 385 pubblicazioni scientifiche e di 28 capitoli di libri, autore dei libri Il bene delle donne e La vittoria sul cancro. È direttore del programma di senologia e della senologia chirurgica presso l'Istituto Europeo di Oncologia IEO, professore ordinario di chirurgia all'Università degli Studi di Milano e presidente della fondazione Umberto Veronesi per il progresso delle scienze. Accogliamo con un grandissimo applauso il professor Paolo Veronesi. Prego, professore. Grazie davvero. Grazie Rosaria per questo bellissimo invito in questo posto meraviglioso che davvero non conoscevo. L'ho conosciuto oggi, la prima volta, mia prima volta a Procida, quindi sarà la grande, prima di tante prossime. Speriamo, grande emozione essere qua con voi oggi. Professore, volevo chiederle alcune cose, ma lei che ha conosciuto tante donne, sia collaborando insieme, sia anche provenienti insomma da esperienze dolorose, da contesti insomma tristi, ma cos'è che rende felice una donna? Qual è il bene per le donne, per lei? Ma io più che cosa rende felice una donna è difficile dirlo, perché ha scritto il bene delle donne. Lo chiedo io a voi, a lei, che cosa rende felice una donna. Io quello che ho imparato a conoscere in questi anni è la forza delle donne, una forza che davvero gli permette di affrontare delle malattie importanti, con delle situazioni familiari a volte difficilissime, ma con una forza che per cui non si arrendono mai e alla fine, per fortuna, oggi, grazie ai progressi della scienza, ai progressi della ricerca, la maggior parte di loro guarisce, ritorna a una vita normale, si può buttare all'esperienza. Mi occupo di tumori del seno, come ha fatto mio papà per tutta la vita, e possono tornare a un'esistenza, a una vita assolutamente normale. Però questo richiede una grande energia per affrontare dei percorsi. Una grande pazienza, una grande forza, anche impegnativi. E poi abbiamo questa cosa, che anche questa mi ha lasciato mio papà, della Fondazione Umberto Veronesi, di cui quest'anno festeggiamo i 20 anni, perché è nata nel 2003, fondazione che si occupa di
sostenere la ricerca scientifica, quindi raccogliamo fondi da destinare in ricerca. Abbiamo destinato più di 70 milioni di euro in questi anni alla ricerca, finanziato quasi 2200 ricercatori, 150 progetti di ricerca, 12 protocolli di corso. Facciamo pediatri, quindi facciamo tantissimo per sostenere la ricerca. E poi invece l'altra cosa che mi piace sottolineare, che forse ci caratterizza rispetto a tante altre associazioni e fondazioni che raccolgono soldi, fondi per la ricerca, è quello della divulgazione. La nostra fondazione è impegnata tantissimo, perché era una fissa, proprio un pallino di mio papà, nella divulgazione della cultura della scienza. Oggi si parla di cultura, si premia la cultura, e credo che la cultura scientifica sia un argomento da insegnare nei bambini. Noi lo facciamo da tanti anni, abbiamo un accordo con il MIUR, con il Ministero dell'Università e dell'Istruzione, per cui andiamo nelle scuole, nei bambini già nelle scuole di primo grado, secondo grado, a insegnare ai bambini che cos'è la scienza. I nostri ricercatori, questi 2200 ricercatori che abbiamo finanziato, sono tenuti proprio per contratto ad andare nelle scuole a raccontare la ricerca, che cos'è la vita dello scienziato e del ricercatore. E poi naturalmente con i nostri team andiamo nelle scuole a insegnare i correnti. Una formica, posso? Sennò le... ecco. Vabbè, siamo in campagna. Siamo in campagna. E quindi insegnare ai bambini l'importanza della prevenzione, nel senso dei corretti stili di vita, come accennavi giustamente, quindi l'importanza di fin da piccoli di fare degli stili di vita corretti. Parlando di prevenzione, a che età bisogna cominciare i controlli? Questa è una domanda che sicuramente vi sarete sentiti ripetere centinaia di volte. Sì, più per il pubblico adulto, perché per fortuna i controlli nei ragazzi non servono, non si fanno, perché per fortuna i tumori non sono frequenti, e quindi normalmente in caso di familiarità si comincia prima. Naturalmente, cioè, diciamo, per le donne, per esempio, il tumore più diffuso nel nostro paese, come in tutti i paesi occidentali, è il tumore della mammella, e nelle donne che non hanno familiarità o particolari fattori di rischio, di solito si inizia a 40 anni, 35-40. Chi ha familiarità importante può già iniziare da 25-30 anni con delle ecografie. Poi naturalmente vi sono delle situazioni particolari di donne che hanno un rischio genetico di sviluppare un tumore della mammella, perché hanno ereditato dai genitori dei geni che predispongono al tumore, e in questi casi bisogna iniziare prima. A volte si arriva a fare anche degli interventi chirurgici preventivi per togliere le ghiandole mammarie. Vero, sì. E quali sono le nuove frontiere della terapia oncologica? In questi 20 anni abbiamo assistito davvero a una rivoluzione in campo oncologico come non si vedeva, credo, da tantissimi anni, perché sono nati una quantità di farmaci innovativi, sempre grazie alla ricerca, quindi grazie all'importanza del sostegno alla ricerca, di farmaci innovativi che ci consentono di guarire o comunque di controllare per tantissimi anni patologie che una volta davano speranze di vita di pochi mesi. Pensiamo a molti tumori del polmone metastatici, il melanoma metastatico, il tumore del rene metastatico, tumori che grazie per esempio all'immunoterapia, che è una cosa che è nata pochissimi anni fa ma che vede ogni anno l'uscita di decine di nuovi farmaci, dà prospettive di vita a queste persone fino a poco tempo fa inimmaginabile. Si è risolto, e poi naturalmente una chirurgia sempre più mirata, una radioterapia sempre più mirata. Adesso si stanno studiando i vaccini, perché il vaccino, famoso vaccino mRNA studiato, cioè che abbiamo utilizzato per il Covid, era studiato per i tumori, cioè le piattaforme del vaccino mRNA si stavano studiando per poter curare alcuni tipi di tumore. Per questo che così rapidamente è nato il vaccino in un tempo record, perché c'erano già le piattaforme per farlo. Adesso siamo ritornati a studiarlo in campo oncologico, e quindi anche questa è una nuova prospettiva e speranza per il futuro. Che cosa ci può dire della medicina di genere, di cui si sente sempre più parlare? Medicina di genere rispondono in maniera differente, certo, alle cure. Infatti questa è una cosa, anche questa è relativamente nuova. Paradossalmente tutti i farmaci vengono testati, per esempio banalmente, su uomini maschi di età media, fisico medio, e poi si danno alle donne come se fossero uguali. In realtà le donne sono diverse, hanno un metabolismo diverso, hanno proprio mediamente un peso diverso, insomma. Quindi adesso la medicina di genere cerca di adattare tutto quello che fino adesso è stato studiato sui maschi anche naturalmente alla popolazione
femminile che davvero può rispondere diversamente a delle terapie che magari in un uomo funzionano in un modo, in una donna in un altro. Quindi è un argomento importante che comincia a essere insegnato ad ora, diffuso, ad essere insegnato ora a livello anche universitario. Senta, professore, ma se lei non avesse fatto il medico e il ricercatore, cosa avrebbe fatto? Ma io da liceo volevo fare il matematico, avevo questa fissa di... della matematica. Sempre nello scientifico, nell'ambito scientifico. Poi dopo mi sono gli ultimi giorni di vacanza dopo la maturità, ho detto no, però quasi faccio il medico, che sembra una cosa un po' più concreta. E così ho fatto questa scelta e devo dire sono molto felice, perché il lavoro più bello del mondo è poter salvare la vita delle persone. Poi fare il chirurgo, che poi è una cosa che fai manualmente, prendere un tumore, toglierlo e dare la vita a una persona, è una cosa che ti dà davvero una soddisfazione. Una grande soddisfazione, una grande pace nel cuore, credo, vero? Chiamiamo ancora una volta il sindaco, dottor Raimondo Ambrosino. Grande Raimondo. Grazie professore, grazie per essere stato qui con noi, aver accettato il nostro invito. Un applauso al professor Cronesi, grazie. Allora, siamo giunti, queste targhe, queste tre targhe... No, dobbiamo portare in camera. Ah, ok. Madonna, questi fogli, fermala. Siamo giunti alla fine di questo premio, ma è doveroso fare dei ringraziamenti anche agli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del premio Procida Premia alla Cultura, e sono Best Color di Salvatore Izzo, Fenice di Cesare Guarini, Mi amo di Elena Aceto di Capriglia, Il Borghetto di Antonio Barile, Nikigi di Manuel Calenda, Generali di Andrea Cavallo, Ristrutturare di Nicola Magliacane, Otofarma di Rino Bartolomucci, Villa dei Fiori, Gruppo Forte, Enoteca Nasti di Ciro, Salvatore e Massimo Nasti, Rod TV Italia di Angela Palmesano e Anna Copertino, Analisi Centro Diagnostico di Salvatore Scognamiglio e naturalmente Profumi di Procida di Rosaria Cantagallo. Ringraziamo anche l'impianto, il sistema video audio di Salvatore Lubrano, Selci Impianti, e con la collaborazione di Leo Pugliese. Io ringrazio tutti voi per essere stati partecipi con tanta emozione, tanto calore che è arrivato fin qui e che ancora respiriamo, grazie ai premiati. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima iniziativa. E dandovi appuntamento al prossimo anno, vi aspetta uno sponsor, l'Enoteca Nasti, per offrirvi un vino dedicato all'isola di Procida. Grazie a tutti da Stefania Colangelo e arrivederci, ciao.